Buongiorno Danna Ritaioni, prima edizione del nostro radiogiornale di questo lunedì 16 settembre. È qui con noi questa mattina Tiziana Massaro, la mamma di Federico. Buongiorno Tiziana, grazie Buongiorno. Per essere qui con noi per parlare insieme all'altra nostra ospite in studio che i nostri ascoltatori conoscono bene, Diana Fattori. Buongiorno Diana, Buongiorno. Bentornata fra noi, in particolare di una iniziativa che ci sarà sabato 21 settembre come filo conduttore ancora una volta la The Big Family di Diana Fattori, che è un po' il fil rouge di tutta quella serie di iniziative che si svolgono nel nostro territorio con scopi di solidarietà, passando attraverso anche il coinvolgimento dei clown. Il clown è il famoso naso rosso. Il famoso naso rosso, i famosi nasini rossi che ogni anno poi si rincontrano a questo magnifico festival, il Clown and Clown Festival, che è arrivato quest'anno alla sua nona edizione. E che si svolgerà dal 29 settembre al 6 ottobre dove? A Monte San Giusto, la città del sorriso. E detto questo, invece sabato 21 settembre alle 20 ci sarà questa cena buffet con spettacolo in beneficenza per Una Speranza per Federico. Una Speranza per Federico è un gruppo di Facebook che si è costituito proprio per seguire fin dall'inizio la vicenda del piccolo Federico, per lottare insieme a lui affinché fosse possibile sottoporlo appunto al metodo Stamina negli ospedali riuniti di Brescia, quattro infusioni già fatte. Parleremo adesso con Tiziana Massaro anche di quella che è stata un po' la brutta notizia legata al metodo Stamina, che è stato bocciato perché ritenuto privo di basi scientifiche. Però è importante fin da adesso dire come si partecipa, Diana, a questa cena di beneficenza. Allora, come si partecipa è semplicissimo: basta telefonare all'osteria La Gatta allo 0722 70 11 7, lasciando il proprio nome e cognome anche di gruppi o singoli, e prenotare. Perché la cena si svolgerà lì. La cena si svolgerà lì, anche lo spettacolo si svolgerà lì, nello stesso locale. E parliamo di località Brugneto, Lunano. Lunano, a Lunano, esatto. Osteria La Gatta, 0722 71 17, per prenotarsi a questa serata particolare che, appunto, oltre ad essere una cena a buffet, ci prevede la partecipazione di tantissimi ospiti e quindi sarà in ogni caso una serata divertente e particolare. Tiziana, Federico ha 29 mesi, innanzitutto come sta adesso? Federico ha stabilizzato la propria malattia e ha recuperato delle funzioni vitali, dalla respirazione alla deglutizione. Presenta molto meno la sua ipertonia, soprattutto gli arti inferiori, e è più vigile e ha ricominciato a crescere, perché la malattia gli aveva bloccato anche la crescita. Ora sta spuntando il suo primo premolare, perché purtroppo la malattia blocca anche la fuoriuscita dei denti. Sta bene, ovviamente sta bene ai limiti del possibile. La cosa importante è che la malattia è stata arrestata, ed è per questo che mi chiedo: se avessi sottoposto prima mio figlio a queste cure, forse oggi avrei avuto un figlio che appena mi zoppicava. E questo è un grande rammarico che coinvolge tutta la famiglia. E fra l'altro, appunto, questa malattia, quando è stata fatta la diagnosi del morbo di Crab, no? Questo morbo di Crab praticamente è una di quelle malattie definite rare, è una malattia che colpisce un bambino su 100-150 mila nati. Purtroppo le malattie rare sono quelle conosciute, 8 mila, e cominciate a fare i conti: 1 su 150.000 di questa malattia, 2 su 150.000 di quest'altra malattia. Ci accorgiamo che tanto rare non sono, perché ne sono veramente tante. Quindi la malattia di Federico sì è rara, ma è una malattia molto simile a tante altre malattie, tipo una metacromatica come quella di Sofia, bambina conosciuta per il programma Le Iene, o insomma a tanti altri bambini. Ecco, diciamo che appunto questo metodo Stamina del dottor Vannoni è finora l'unica cosa che ha portato beneficio a Federico, a Sofia e a coloro che hanno già avuto la possibilità tramite sentenze del tribunale, quindi stiamo parlando di una vera e propria battaglia anche dal punto di vista legale per poter usufruire di questo metodo.
Chi è per voi, dottor Vannoni? Allora, innanzitutto Vannoni non è un dottore. Vannoni è un laureato, un professore che insegna all'università ed è un laureato non in medicina. È una persona che ha sperimentato su di sé le cellule staminali mesenchimali in Russia, avendo una paresi completa del viso, e ad oggi vedete che c'ha una semiparesi solo su un lato. Ha portato questa metodica in Italia, l'ha sviluppata insieme ad altri biologi, e da lì ha creato questa metodica, ma non l'ha creata Vannoni in sé, non è Vannoni l'ideatore, Vannoni è quello che è riuscito a portarla in Italia e a modificarla tramite appunto dei biologi. Quindi Vannoni è la persona che comunque ha permesso di sperare a tante famiglie, e quindi quando viene attaccata la metodica di Vannoni dicendo che non è una metodica valida da un comitato scientifico nominato dal ministro Lorenzin, che ha, mi dispiace dirlo, il ministro Lorenzin ha conseguito un diploma di maturità classica come l'ho conseguito io, poi va bene, io mi sono laureata in giurisprudenza, ho conseguito il titolo di avvocato, ma non penso che potrei mai diventare ministro della salute, no, con un diploma di maturità classica. Comunque questa commissione nominata dal ministro Lorenzin aveva già espresso negativamente il proprio parere sulla metodica, quindi sono soggetti non parziali. Sappiamo benissimo che in un tribunale, quando un CTU o un giudice ha già espresso un parere su un fatto che deve giudicare, o si estromette dal giudizio o viene estromesso. In questo caso questi soggetti hanno bocciato così la metodica, ma hanno bocciato una metodica standardizzata, che non è la metodica che si applica a Brescia, perché è stata richiesta una metodica appunto semplificata per adattarla a un GMP, un laboratorio farmaceutico. Mm-hmm. Purtroppo le cellule staminali non possono essere definite to cure farmaci, perché le mie cellule staminali sono diverse dalle sue, le sue sono diverse da quelle di mio figlio, quelle di mio figlio sono diverse da quelle di Diana. Ognuno di noi ha una cellula diversa, si riproduce in modo diverso. Nel momento in cui è stata chiesta una metodica semplificata, la Stamina ha dovuto produrre una metodica semplificata per adattarla alle esigenze dei laboratori farmaceutici, ma ripeto, le staminali non sono farmaci to cure. E diciamo che quindi è in atto ancora questa battaglia, c'è stata una raccolta di firme, c'è stata una sensibilizzazione anche a livello nazionale, anche perché appunto queste malattie, che tanto rare poi abbiamo visto non sono, hanno infuso un po' di speranza anche a genitori per i quali altrimenti la prognosi sarebbe stata assolutamente, assolutamente infausta. Sì, hanno infuso speranza, ma vorrei far presente che raccolte 300.000 firme, nonostante siano state raccolte 300.000 firme, nonostante martedì scorso a Montecitorio c'erano 1.000 persone che hanno lasciato il loro lavoro, le loro spese, sono recate in piazza Montecitorio a manifestare per questa libertà di cura col metodo Stamina, purtroppo le grandi testate giornalistiche e le TV nazionali non parlano di questo. Noi veniamo oscurati. Non siamo Tiziana Massaro, Vito Mezzina, la mamma e il papà di Sofia, la mamma e il papà di Gioele. C'erano 1.000 persone e molti disabili, gente in barella davanti a Montecitorio. Nessuno ha mostrato queste immagini. Chi ci sta ascoltando dicesse che cosa posso fare io? Ecco, che cosa può fare chi ci sta ascoltando per aiutare questa battaglia? Potrebbe certamente far presente al governo centrale, tramite mail, tramite lettera, la propria volontà di assicurare questa libertà di cura, la volontà di chiedere una sperimentazione con un organismo internazionale di controllo. La Stamina chiedeva questo, che la sperimentazione fosse seguita da organismi internazionali di controllo, cioè da soggetti esterni alla Stamina ed esterni da interessi, diciamo così, farmacologici, potremmo dire. Chiedeva dei soggetti qualificati, ma soggetti internazionali. Dico un esempio importantissimo: c'è stato John Buck a Venezia, un convegno della SAMSI, che è un convegno un'associazione che si occupa di malattie SMA, che ha potuto attestare i miglioramenti di 3 bambini affetti da SMA 1. La SMA 1 è una malattia mortale che porta alla morte in tempi rapidissimi. Invece questi bambini vivono grazie alle cellule di Stamina e stanno meglio, si muovono. Una bambina, Celeste, canticchia. Celeste è andata per la prima volta all'asilo quest'anno, a 3 anni. Quindi chiederei di informarsi, ma informarsi non sulle grandi testate che
ci oscurano e forse dicono solo quello che vogliono dire, ma è più facile informarsi su Facebook di quello che sta accadendo, perché Facebook non è facilmente censurabile. Bene, ci fermiamo quindi un istante, dopodiché parleremo della serata di sabato 21 settembre. Allora Diana, gli ultimi tre minuti tutti per te, per parlare di questa serata. Chi ci sarà? Abbiamo parlato di tanti ospiti, ma chi sono? Allora, questi ospiti innanzitutto sono diventati tutti amici per un sorriso, uniti a questa grande famiglia, la The Big Family come l'ho nominata io, e in questo percorso fatto insieme attraverso tanti eventi o attraverso tanti ruoli che io ho ricoperto, insomma, in manifestazioni, hanno appoggiato e appoggiano insieme a me, insieme a mamma e papà Vito e mamma Tiziana, appunto, una speranza per Federico, insieme anche alle mamme unite per una speranza per Federico, perché abbiamo anche quest'altro gruppo su Facebook, ricordiamocelo, che sono tante mamme che si sono unite insieme a Federico, e loro sono ospiti del mondo dello spettacolo. Avremo un testimonial d'eccezione, come già annunciato, Antonino Spadaccino, il cantante di Amici, e quindi è diventato amico per un sorriso insieme a noi. Poi naturalmente avremo al nostro fianco di nuovo Gianni Sperti, direttamente da Uomini e Donne. Perché? Perché già lui ha affiancato in un altro evento, e la 43esima edizione del Gallo, il Festival Gallo d'Oro, appunto, al Gallo. E mamma Tiziana e Federico, ho avuto il piacere di conoscere il gladiatore della vita Federico, e sarà di nuovo presente. E naturalmente avremo delle madrine d'eccezioni, Tresita dei Tachimiri, da Un Medico in Famiglia. Poi avremo Valentina Rondinelli invece da Donna Ventura, e naturalmente la comicità di Alessandro Di Carlo, un comico fantastico, perché poi tra l'altro è anche la clown terapia l'ha toccata e l'ha vissuta con mano, in quanto per 20 anni è stato al Bambin Gesù a Roma, e quindi insomma portava la sua allegria, la sua comicità a tante famiglie, a tanti bambini. E naturalmente avremo una The Big Family Band diretta da Davide De Gregorio, fantastico, perché anche lui ha appoggiato questa causa in pieno, dove ha unito tanti artisti colleghi, appunto, e ci terrà compagnia con la sua fantastica big band. E naturalmente altri ospiti importanti, anche Valentina Baldelli, che è proprio insomma la protagonista della penultima edizione. Ma è la diva di Cerrungarina e della Perangelica. Ti lascio una canzone, sì, della Clerici, fantastica, che è arrivata seconda. E naturalmente è stata alunna anche della sua scuola, la scuola di canto appunto di Davide De Gregorio, che si trova a Pesaro, Pianeta Musica, dove tanti comunque cantanti sono passati da lì e poi hanno comunque poi intrapreso questo cammino fantastico verso la musica. Insomma, e poi tanti ospiti, anche videomessaggi, diciamo, a livello mondiale, e tanti campioni veramente mondiali che hanno appoggiato questa causa e hanno donato dei gadget, appunto, perché quella sera si darà vita ad un'asta che poi proseguirà online, direttamente gestita da papà Tiziana e mamma Vito, insieme ad Alessandro e Federico, in contemporanea con i super campioni che hanno donato. Abbiamo avuto già il piacere, insomma, di conoscere Marco Melandri, che è venuto personalmente dal Gladiatore della Vita, un campione che conosce un altro campione, e ha donato il suo casco ufficiale della stagione Motobike 2013. E abbiamo avuto il piacere anche di incontrare Marco Materazzi, che ha donato la sua maglietta dei Mondiali 2006. E poi insomma in ultimo incontreremo il fan club di Valentino Rossi, che anche lui ha donato dei gadget personalmente firmati, appunto, donandoli a Federico. E insomma, come diciamo noi tutti insieme, l'amore muove il mondo. Questo evento è importante anche per lanciare questo messaggio tutti insieme, e di solidarietà, e non solo per Federico, ma per tutti i bambini e per tutte le persone del mondo, perché l'amore muove il mondo e insieme, uniti, si può. Bene, e tutto questo detto con la consueta forza, la consueta energia, la consueta vitalità di Diana Fattori, che ringraziamo per essere stata ancora una volta nostra ospite. Ricordo, sabato 21 settembre dalle 20, questa cena e spettacolo per una speranza per Federico. Prenotazioni, Osteria La Gatta, località Brugneto, Lunano, 0722 71 17. E grazie anche a Tiziana Massaro, un abbraccio fortissimo.
tantissimo e un bacione a Federico, e noi ci salutiamo, ci risentiamo come sempre più tardi e ci lasciamo ascoltando l'apertura della borsa. A dopo.